Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Oggi Insieme. Buongiorno, buongiorno Mariana. Buongiorno. Bene, ringraziamo il Signore anche per questo nuovo giorno. È sempre bello pensare che ci sta accanto a noi il Signore, che non soltanto ha vegliato sul nostro sonno. Dormire, infatti. Perché noi a volte sai e pensiamo che quando spegniamo la luce per dormire, poi Signore ci vediamo domani mattina. In realtà il Signore non dorme e non sonnecchia. Quindi lui veglia anche sui nostri sogni. E ci fa riposare tranquilli. È una buona abitudine, magari per chi non lo fa o per chi ci sta seguendo da poco e non conosce ancora le abitudini che hanno i figli di Dio, che è quello di salutare il loro papà la sera prima di andare a dormire. E noi sappiamo che il nostro Signore custodisce veramente, realmente, i nostri pensieri e i nostri sogni. Alleluia. Quindi dobbiamo affidare anche il nostro riposo al Signore. La sera, prima di andare a letto, prima di dormire, bastano poche parole. Il Signore non è un Dio che ama i sacrifici. Il Signore ama l'obbedienza. Infatti c'è un verso che dice l'obbedienza vale più del sacrificio. Quindi poche parole per dire: Signore, grazie per questo giorno che mi hai dato, per come tu anche oggi sei stato con me, ma io ora ti chiedo di custodirmi anche durante la notte, di custodire il mio sonno e di farmi riposare bene. E nella preghiera inserisci anche i tuoi figli. Ci sono molti bambini che sono tante volte terrorizzati prima di andare a dormire, non vogliono andare a letto. Quindi è una buona abitudine magari prenderli con noi, questi ragazzi, e pregare e affidarli al Signore. I nostri figli, i bambini in generale hanno più fiducia di noi. Quindi quando loro sentono Gesù, stai vicino, facendo proprio il nome del bambino che noi teniamo tra le braccia, i bambini prendono fiducia nel Signore e vedrete che loro si abitueranno proprio a mettersi anche loro nelle mani del Signore. Quindi loro si abitueranno. Io da piccola lo facevo. Quindi da piccola, prima di dormire, dice Gesù, stai con me, via con me, stai con me, non farmi fare brutti sogni. Perché era molto semplice da bambini. E il Signore realmente lo faceva. Certo, certo. Quindi vogliamo abituare i bambini piccolini a fare subito questo esercizio, ci vogliamo affidare al Signore. Sono le piccole esperienze che poi restano nel cuore e si possono poi replicare nelle grandi problematiche, nelle grandi difficoltà che quando poi il bambino diventa grande dovrà affrontare necessariamente. Gloria al nome del Signore, vogliamo pregare. Prego. Alleluia. Grazie, alleluia, Signore, alleluia, grazie per questo meraviglioso tempo, grazie per questo giorno meraviglioso, Signore. Noi ci rivolgiamo a te e ogni volta che siamo alla tua presenza possiamo vivere la presenza e la differenza degli altri momenti della giornata. Quando siamo a tuoi piedi, Padre, viviamo la pace nel nostro cuore, viviamo la gioia di appartenerti. Oh Signore, ti chiediamo che in questo momento in cui ti stiamo pregando, ti stiamo benedicendo, tu possa far scendere su di noi la tua presenza, il tuo meraviglioso Spirito Santo, affinché le nostre vite possano essere ripiene, risplendere, insaporire ovunque noi andiamo, ovunque tu ci mandi, affinché possiamo compiere la tua perfetta volontà. Grazie per questo tempo, grazie per tutti gli amici che ci stanno seguendo, tutte le migliaia di persone che in questo momento stanno seguendo Parole di Vita Oggi Insieme. Toccale una per una, tutti quanti, Signore, tra i più scettici, tocca i tuoi figli e tocca tutti quelli che sono incuriositi di capire in quale modo possono parlare con te. Questo è il momento in cui tu stai andando, stai toccando le loro vite e ti stai presentando come l'Iddio potente, capace di fare grandi cose. Grazie per quello che ci darai in questo breve spazio, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie, il verso di oggi, Michele, è scritto in Secondo Cronache, capitolo 33, verso 12. E dice: e quando egli fu angosciato, implorò il Signore suo Dio e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. Alleluia. Meraviglioso questo verso, perché continua. Quindi non vogliamo soltanto focalizzare l'attenzione sul passaggio che si angosciò davanti al Signore. Qui parliamo di Manasse, magari se vuoi raccontare tu brevemente il contesto, poi dopo facciamo al comando del popolo di Giuda, questo uomo che riceve il comando, ma nella realtà fa tutto quello che dispiace agli occhi di Dio. In cosa consiste sostanzialmente l'abominio che quest'uomo perpetua all'interno del popolo di Dio? In realtà questo atto di disubbidienza che sto per raccontarvi ha portato poi il popolo, ha portato Giuda ad essere
esiliato in Egitto, ma cioè in Babilonia. C'è stato poi un grande momento in cui quest'uomo stesso si è ravveduto, e questo è il versetto in cui lui comprende, capisce e torna al Signore. Ma che cosa era questo grande peccato che quest'uomo ha perpetuato davanti agli occhi di Dio? Ha messo nella casa del Signore degli dei, idoli, sì, sì, sì. Gli idoli di Astarte, ha sì. introdotto gli indovini, ha introdotto i sacrifici, ogni sorta di peccato. Ogni sorta di peccato incluso sì. all'interno di questa forma estremizzata di idolatria. E questo camuffata però, È vero, infatti noi stiamo appunto valutando, questo ce lo stavamo dicendo mentre partiva il loop, sì. che per qualcuno sì. è lungo, ma ci scusiamo, è necessario per tempi tecnici avere quello spazio iniziale di sigla, perché dobbiamo allineare la programmazione, sì, perché sì. sapete, salutiamo tutti gli amici che ci seguono anche dal satellite in, altre, sì. In altri stati, noi vi sì. salutiamo con la pace del Signore e siamo felici di interagire con voi, quindi è necessario. In quel tempo stavamo proprio parlando del fatto che noi pensiamo che sì. è camuffato, noi pensiamo che l'introduzione dell'idolatria sì. all'interno della casa del Signore sia una cosa talmente smascherabile e paradossale, talmente ovvia, cioè, no, ma nella nostra chiesa questa cosa non si farà mai, non introdurremo mai gli idoli di Astarte nella casa del Signore, ci facciamo forti, mm-hmm. ma nella realtà quest'uomo, come tutti quelli che hanno fatto la stessa cosa prima di lui e dopo di lui, hanno introdotto queste pratiche mischiandole nella confusione come se fossero dottrina. Hanno introdotto nella chiesa, nella casa del Signore, questo è quello che fece Manasse, dei riti imponendoli come se fossero da parte del Signore. E questa cosa ha portato un grande peccato sull'intero popolo, e poi è dovuto lui ricorrere di nuovo alle preghiere a Dio, riconoscere tutto il male che aveva fatto e chiedere perdono al Signore, il quale, alleluia, in un modo straordinario, ha chiesto, ad ascoltato, ha deciso, dice in un versetto. Il versetto 13 dice, alleluia. A lui rivolse le sue preghiere e Dio si arrese Dio si arrese ad esse. Che meraviglia. Straordinario. Alleluia, questo versetto spezza proprio la moltitudine di peccati. Alleluia. Questo è un incoraggiamento per chi si sente l'ultimo dei peccatori, il più grande peccatore, alleluia. Quello per il quale non ci sia salvezza o rimedio. Vero. Sappi che qualsiasi cosa hai fatto, il Signore Gesù ti può salvare, perché Manasse l'aveva combinate di tutti i colori. È vero. Aveva praticamente retto di nuovo quello che il padre aveva battuto. Mm-hmm. Manasse significa dimenticare. Tante volte l'opera che il nemico fa nelle nostre vite ci fa dimenticare Vero. Il Signore che cosa ha fatto per i nostri padri. Abbiamo ascoltato grandi testimonianze, potenti testimonianze di come Dio ha liberato i nostri padri, i nostri fratelli, i pionieri, no? Di storie meravigliose. Poi ci dimentichiamo. Abbiamo visto uomini di Dio che veramente avevano poco, hanno vissuto con poco, nella povertà, eppure si sono lasciati usare da Dio potentemente. Questo perché? Perché loro stessi sono stati ben attenti a non diventare idoli per il popolo. Certo. Quindi il Signore che cosa faceva? Operava attraverso di loro in un modo potente. Io ho visto, Michele, io sono testimone oculare di fratelli che scendevano dai pulpiti e imponevano le mani e la gente veniva guarita. Ma questo accade ancora, ora è diventato un po' più straordinario, Michele. Quindi lui, lo Spirito Santo ci vuole riportare di nuovo a far diventare le cose che consideriamo Alleluia. Straordinarie, a farle diventare di nuovo Alleluia, ordinarie. Signore. Prima i pulpiti si vedevano sempre, e questo perché, parlando sempre dell'idolatria, perché gli uomini e le donne di Dio devono stare attenti a non diventare loro stessi idoli. Mm-hmm. Cioè, chiunque deve stare, anche noi, Michele. Ma anche no, a non introdurre delle pratiche nel nome del Signore. Si esatto. introducono nelle pratiche, nella casa del magie, Signore. Magie, Michele, magie, profezie, false profezie. False profezie, ci sono tantissime. Ho detto, il Signore mi ha detto di dirti, ho un messaggio, ho una profezia da parte... Siamo attenti, Noi viviamo veramente dei tempi difficili. Non nominate il nome di Dio in vano, include anche questo. Certo. Smettiamo certo. di mettere Dio in mezzo alle nostre discussioni anche familiari. Dio qua, Dio là, Dio ha detto, Dio ha fatto. Lasciamo perdere.
con le cose sante di Dio non si scherza. Quindi vogliamo vedere la gloria di Dio e cominciamo a trattare Dio per come Egli è. Egli Amen. È santo. Alleluia. E vogliamo non fare l'errore di Manasse, che ha dimenticato quello che Dio ha fatto, che ha dimenticato chi è. Quindi il Signore che cosa ha dovuto fare? L'ha dovuto lasciare in balia delle onde così. Fino al punto che lui si è arreso e si è angosciato davanti al Signore, ha chiesto aiuto. E il Signore, che è ricco in misericordia, subito. Però Dio parlava. Dio parlava continuamente. Sì, infatti c'è scritto chiaramente che Dio parlava continuamente, Manasse. Che non raccoglieva il messaggio del Signore. Il Signore lo metteva in guardia, gli diceva continuamente, gli faceva notare continuamente dell'errore. E quindi anche noi stamattina non vogliamo essere insensibili ai rimproveri e ai richiami del nostro Signore. Vogliamo smetterla di fare di testa nostra. Infatti tutte queste evidenze della situazione di Manasse le stiamo raccontando non tanto per dirvi che cosa è accaduto storicamente in quest'uomo, potete leggerlo nel secondo Cronache al capitolo 33, vi leggerete e capirete la storia, ma le stiamo citando per mettere in gioco esattamente le leve a cui noi dobbiamo fare molta attenzione. Infatti dobbiamo fare estrema attenzione, per esempio, ascoltando questa storia, queste cose che stiamo dicendo, mi viene subito in mente della necessità che la casa del Signore ha avuto durante tutte le epoche di mettere in campo delle continue riforme bibliche. Molte volte noi diciamo di frequentare e di stare in una chiesa biblica, a volte mi è capitato anche di vedere proprio delle nette evidenze contraddittorie alla parola di Dio, eppure i fedeli nella buona fede, semplicità, ecco, o forse un po' di ignoranza o di estrema fiducia agli uomini che conducono, danno tutto per scontato. Ma facciamo un po' come i Bereani fecero con Paolo. Esatto. Ogni volta che, basta esaminare le scritture, in realtà noi non dobbiamo dare credito agli uomini, dobbiamo semplicemente dare credito a Dio. Se il secondo comandamento in Esodo 20 ti dice di non prostarti davanti a nessuna immagine scolpita da mano d'uomo, è contraddittorio avere nella tua parrocchia una statua alla quale devi portare i tuoi onori, statua fatta di materiale come il gesso, forse il legno, marmo, che non ha, non parla, non vede, non dice. E non c'è nessuna forma illustrativa in quel gesto, perché se fosse stato necessario un gesto illustrativo per te e per me oggi, Dio non avrebbe disposto lo Spirito Santo per il nostro tempo e Dio non avrebbe scritto esattamente quello che ha scritto nell'intera sua parola riguardo all'abominio dell'idolatria. Lo sto dicendo perché Manasse cominciò proprio dall'introdurre le statue di Astarte, quindi l'introduzione di statue. Probabilmente stai rendendo anche statua, idolo, un uomo, una donna, come appunto diceva prima Marianna. C'è qualcosa che si insidia dentro al cuore, rendendo più grande di Dio l'uomo o la donna di Dio. Ma è necessario che noi abbiamo gli occhi ben attenti. Siamo nel tempo della grande confusione. Ed è necessario che noi dettiamo le linee guida a noi stessi, non a nessuno. Non siamo forse chiamati a parlare di queste cose a nessun altro se non a noi stessi, ma se è per questo che Dio ti sta rivelando in te stesso che c'è necessità che tu ti stacchi da un contesto che è idolatra e che non serve Dio e ti unisca ad un gruppo biblico, che tu ti stacchi a quelle comunità cristiane che spesso mettono in evidenza, per esempio, una particolarità della parola e ne dimenticano altre 27.000 e quindi è un problema grande. Ho notato ultimamente, questo è giusto per sorridere insieme, che c'è la tendenza a mettere i loghi, gli slogan nelle chiese, quindi facciamo le nostre belle insegne con su scritto degli slogan straordinari oppure i nomi più disparati, non ne cito nessuno per non offendere nessuno, perché non mi sto riferendo a nessuno, è solo un pensiero. E poi conosci bene queste persone e ti rendi conto che stanno e vivono le prove esattamente nel valore che loro hanno evidenziato sull'insegna, e questo è qualcosa di incredibile.
È incredibile, questo per dire che non possiamo nel modo più assoluto incastrare in un nome, in una scatola, in un'insegna, in delle mura il nostro eterno Dio. Noi facciamo bene soltanto a riconoscerci suoi figli e a vivere una fede e una comunità e una sensazione comunitaria, una vita comunitaria di tipo biblica, perché solo così riusciremo a rimanere nella condizione in cui poi anche Manasse ha deciso di diventare, di rientrare. Infatti ha fatto un gesto straordinario Manasse, ha fatto qualcosa di straordinario. Se leggete nei versetti successivi, non lo voglio dire io, magari vuoi anticipare, okay. Ma c'è un gesto estremo che ha fatto, straordinario, dopo che si è pentito e che ha sentito la voce del Signore e il perdono di Dio sulla sua vita. Sapete cosa ha fatto quest'uomo? Ha messo delle mura che circondavano Giuda. Altissime. Altissime. Delle mura, solcato. Ha fatto erigere delle mura. Avete presente la muraglia cinese? Ecco, lui ha fatto questo intorno a Giuda. E dopo aver alzato queste mura per difendersi dall'esterno, ma in realtà lui non si voleva difendere da nemici dell'esterno che stavano fuori, ma anche dagli idoli che quei nemici potevano introdurre, dopo che ha alzato le mura, ha preso tutti gli idoli presenti nella casa del Signore e li ha buttati fuori dalle mura. E da quel momento ha ordinato che nessuna idolatria entrasse nel Giuda di Dio. Non c'è più possibilità, quando decidi nel cuore tuo di mettere fuori gli idoli, non c'è più possibilità di far coesistere ma nemmeno l'eventuale tentativo da parte del nemico di introdurre un'altra idolatria in aggiunta a quelle che già c'hai. Se Dio ti libera in questo momento, egli è capace di perdonare ogni tuo peccato. Qua stiamo parlando addirittura di pratiche che vedevano bambini immolati. Sì. Non stiamo parlando di peccati, qua stiamo parlando di peccati veramente profondi. Sì. E abominevoli, facevano passare i figli. Qua stiamo parlando di cose veramente pazzesche, cioè uccidere un figlio per un Dio che non esiste è qualcosa di... Addirittura il passaggio biblico dice che peccarono più dei popoli che sono stati sconfitti davanti a loro. Esattamente, incredibile. Il peccato ha superato quello dei loro nemici. È incredibile quello che hanno fatto. Oh, hanno fatto un macello. Sì, è vero. E questo, come dicevi, è un vortice che li ha presi un po' per volta. Sicuramente non è stato dalla sera alla mattina. Sì. Quindi noi vogliamo stare attenti a quelle piccole cose che si introducono nella nostra vita. Ed è molto bello il passaggio del muro, Michele. Sì. Perché è la protezione che noi dobbiamo erigere. Intorno alle nostre case e non solo, anche intorno alle nostre comunità, alla nostra vita. Assolutamente. Quindi noi dobbiamo fare in modo da sentirci proprio protetti, dobbiamo alzare questo muro altissimo. Amen. Perché nessuno esca e che nessuno entri. Sì. Quindi questa protezione, questa muraglia che ci difende. E pensavo, ma quale può essere, simbolicamente parlando, il muro? Come possiamo alzare il muro se non con la preghiera? Certo. Noi siamo qui oggi insieme, è un bel momento perché leggiamo la parola, meditiamo insieme, ma il momento più meraviglioso è quando noi mettiamo davanti al Signore nelle nostre richieste, quindi amen. Una preghiera, che non è fatta soltanto la preghiera, grazie, non sono soltanto Signore, parole, è un'attitudine. Amen. Quando noi siamo davanti al Signore, ora già stiamo parlando, per me la preghiera è già iniziata. Amen. Quindi noi stiamo ancora aggiungendo dei mattoni su queste mura e le alziamo più alte Alleluia. Possibile. Alleluia. Quindi anche tu ogni mattina, quando ti svegli, per amor di Dio, ti chiedo, non usare la tua energia per togliere i mattoni e buttarli via, perché questo muro incomincia a sgretolarsi. Tu invece di affaticare ogni mattina il primo pensiero, Signore, fa che anche oggi io possa aggiungere mattoni affinché questo muro diventi sempre più alto e ci sia sempre più protezione. A volte siamo proprio noi che con dei modi di fare, Michele, apriamo delle brecce. Il Signore ha creato intorno a noi un muro, no? Per difendere le nostre case, i nostri figli. E noi che facciamo con il nostro atteggiamento? Apriamo delle brecce. Togliamo e cominciamo a togliere... Creiamo dei fori, le brecce significa creare dei fori. Le brecce sono dei passaggi, dei passaggi per uscire fuori
quasi, quasi scappare via o far entrare qualcuno in segreto. Quando durante le guerre, no, assediavano le città, i nemici cercavano proprio di aprire una piccola apertura. Quindi che succedeva? C'era l'illusione di chi ci abitava dentro a quelle mura di sentirsi di essere protetti. Però in realtà c'era una breccia che si stava aprendo. Quindi noi dobbiamo stare attenti alle brecce, a quelle cose, quegli atteggiamenti, quei modi di fare, quei modi di parlare che creano nella nostra vita brecce e poi alla fine ci troviamo devastati. All'improvviso dice: che sta succedendo? Che sta succedendo? Sta succedendo che non siamo stati sentinelle. Questi sui muri aveva anche messo degli uomini, è vero, guardia. È vero. E vuoi vedere che il Signore oggi sta chiamando delle sentinelle per controllare anche, per fare da guardia lì dove il Signore ti ha messo, magari nella tua congregazione, sei una sentinella e sei stato chiamato più volte a dare l'allarme, ehi, qua ci sta questa cosa che non va bene, nell'amore del Signore, perché i sentimenti vengono premiati da Dio. Quindi se uno ha il sentimento di avvisare che c'è qualcosa che non va, Fatelo solo se Dio vi chiede di farlo. Solo se Dio vi chiede di farlo e con il sentimento di amore, perché se alla base c'è l'amore, mica si fanno le cose realmente fatte bene e arriva il messaggio, no? Anche i nostri figli, quando noi prendiamo il nostro figlio e lo puniamo, chi di loro penserà di essere odiato da mamma o da papà? Perché in realtà tu lo stai punendo, ma c'è un'afflizione nel cuore, tu stesso che gli stai dando la punizione stai soffrendo, no? Quante volte mi è capitato di improverare i miei figli oppure di punire le più pianto anch'io con loro, perché in realtà noi da genitori chiamiamo i nostri figli, soffriamo. Quindi l'ammonimento, il rimprovero condito di amore porta guarigione. Alleluia. Il problema è quando non c'è l'amore, che è lo spizio proprio di far male, è diverso. Quindi vogliamo anche fare questo tipo di differenza, vogliamo chiedere allo Spirito Santo: Signore, riempici d'amore. Il mio vecchio pastore, primo pastore, diceva: Signore, battezzaci nell'amore. Amen, alleluia. Se ci battezza nell'amore, gloria tutto quello che facciamo sarà unto d'amore. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Dio. Grazie Padre. Siamo arrivati, immagino, alla conclusione di questa nostra fase iniziale. Noi intanto abbiamo messo il numero di telefono, perché in questo modo potete scriverci le vostre richieste di preghiera e noi alla fine, tra qualche minuto, quindi non cambiate canale, possiamo continuare a pregare. Intanto volevo darvi degli appuntamenti di oggi. Alle ore 10:30 c'è il consueto appuntamento con la visita pastorale del pastore Cataldo Petrone alla Voce del Pastore. Alle ore 12 vi aspetto a Review. Negli studi di Review oggi verrà un ospite, ma il pastore Marcelo Pereira, il quale avremo la possibilità non solo di conoscere la sua storia, questo uomo di Dio, come viene usato, come si fa usare dal Signore nella missione che sta svolgendo, un uomo che è molto usato perché ha cura di tante famiglie nella provincia di Napoli, ma come potete immaginare dal nome, dal cognome, non è napoletano, e lui ci parlerà proprio della posizione o autorità. Alla presenza di Dio abbiamo la possibilità di vivere o la posizione o l'autorità, bisogna poi capire le diverse realtà, ma non vi svelo nulla perché le capiremo insieme a lui alle ore 12. Mi raccomando, segnate questo appuntamento perché sarà una puntata molto molto interessante. Poi alle ore 14 c'è il consueto spazio Rosa di Donne di Fede e alle 15 oggi avremo l'appuntamento con Liss, quindi per quanti stanno aspettando questo appuntamento, come ogni mercoledì alle ore 15 avremo Ilis per i nostri amici non udenti. Poi alle 19:30 la live dalla chiesa di Anzio in Lazio e alle 20:30 una live dalla chiesa Come Tralci dalla Lombardia, quindi oggi c'è una rappresentanza nazionale, ma poi ci sono tantissimi altri contenuti di edificazione che verranno spalmati per tutta quanta la giornata, quindi vi consigliamo vivamente di continuare, se state decidendo specialmente di mettere fuori dalla vostra vita gli idoli che Dio vi ha indicato, questo è il momento in cui magari proprio oggi potete cominciare ad erigere le pareti, le mura di protezione della vostra vita e così completerete la vostra opera di arrendimento. È necessario che questa cosa accada attraverso proprio la nostra decisione. Molto velocemente andiamo al nostro spazio preghiera e oggi parleremo e pregheremo proprio per le tante richieste, ce ne sono arrivate tante. Ieri è arrivato tante, anche il messaggio di un bambino che è stato investito, è grave, molto grave, quindi vogliamo pregare che il Signore tocchi il corpo di questo bambino. Alleluia. I genitori sono cristiani, sono convertiti, affidano
il loro figlioletto nelle mani del Signore. Quindi uniamoci a questi genitori che sicuramente hanno un cuore rotto davanti al Signore. Vogliamo inoltre pregare, ci sono anche altri bambini che hanno dei problemi, vari problemi in realtà, vero? Tantissime. Ci sono tante richieste di preghiera. Tantissime richieste di preghiera, non riusciamo. Sono arrivate un sacco, ho perso anche la... Però magari dopo li leggiamo, noi vi rispondiamo sempre. Allora, noi risponderemo a tutti quanti, state tranquilli, abbiamo un tempo proprio dedicato per questo, anche se è una piccola reazione, sappiate che in quel momento al vostro messaggio c'è un seguito. Ma c'è un messaggio che mi ha colpito particolarmente, non so se avevi intravisto, c'è un gruppo di sorelle che sta uscendo in questo momento, subito dopo la nostra diretta, per andare ad evangelizzare al mercato della loro città. Distribuendo proprio i calendari di Pane di Vita. Noi vogliamo pregare anche per loro e per tutte le attività evangelistiche. Amen. È un buon momento per evangelizzare. Questo è un momento molto importante dell'anno, perché in questo periodo, non so come vogliamo chiamarla, l'atmosfera natalizia, insomma l'apertura al momento di gioia del Natale, nel quale il mondo, diciamo, riesce in un certo senso a pensare un po' di più alla famiglia, ai valori, all'amore, alla gioia, allo stare insieme. Ecco, questa apertura potrebbe causare, come è accaduto anche nella mia vita, ai tempi in cui Dio mi ha salvato, potrebbe aprire la possibilità all'ingresso del nostro Signore Gesù. Però, come dice Pietro ai Romani, come lo scopriranno se non c'è chi prende? Come sono belli i piedi di quelli che annunciano bene? Alla fine dice, se non c'è nessuno che va, come faranno a sapere? Se non c'è nessuno che glielo annunci, come scopriranno questa grande realtà che è la presenza di Gesù, il sacrificio di Cristo che salva, perdona i peccati, salva, guarisce, battezza, riempie, il Signore battezza ancora, alleluia. Domenica è stata una giornata straordinaria, Dio benedica le anime che Dio ha toccato e continua a battezzare, stiamo ricevendo tanti contatti e questo è qualcosa di straordinario, Dio è all'opera. Ma come sapranno i nostri amici della nostra città se noi non andiamo? Questo è un momento opportuno per distribuire, alleluia, degli opuscoli ed evangelizzare. Che bello, grazie. Dio benedica queste donne e tutte quante le persone che in questo momento si stanno organizzando proprio per l'evangelizzazione. Già mi vedo le sorelle e i fratelli che ci stanno seguendo mentre forse stanno già preparando le cose per evangelizzare nei prossimi giorni. Gloria al nome del Signore. Che bello, che bel tempo, che bel usato bene, un Amen. Tempo usato bene. Signore, aiutaci a usare bene il nostro tempo. Alleluia, alleluia. Non spiegarlo per cose inutili. Alleluia. Racconto una piccola cosa. Prego. C'era una donna che insisteva e diceva al Signore, aveva tra le mani dei volantini all'inizio di un mercato e diceva, io devo distribuire tutti questi volantini, altrimenti non potrò andare via. Signore, aiutami a distribuirli tutti. Era una sfida che lei e il Signore avevano preso. Tutti i volantini, man mano lei li distribuiva. Ora il volantino di per sé racchiude forse una piccola presentazione di quella che è l'opera di Dio. Però è il gesto dell'ubbidienza della donna, che però ad un certo punto, fatta tarda l'ora, il mercato cominciava a svuotarsi di persone e lei aveva il suo ultimo volantino e nessuno prendeva quel volantino. Lei diceva, no, devo rimanere ubbidiente fino alla fine, con quell'unico volantino tra le mani, cercando di distribuirlo, ma le persone, prese dall'ora di chiusura del mercato, scappavano via. Incontrò alla fine, veramente dopo tanto tempo, quando veramente non c'era più nessuno, una sola donna, alla quale lei disse, l'ultimo volantino, ti prego prendilo così posso andare anche io a casa. Questa donna prese l'ultimo volantino tra le sue mani ed è diventata, tornata a casa, ha letto questo volantino che con grande gioia e con grande pressione strana questa donna aveva lasciato, e questo volantino ha incuriosito questa donna che stava frequentando il cammino neocatecumenale nella sua parrocchia, ha incuriosito, ha cominciato a leggere, ha preso la Bibbia, ha visto il riscontro, la Bibbia cattolica, perché quella, la Bibbia cattolica è la stessa, non ci sono differenze, ha notato le cose in comune, ha cominciato, ha contattato, ha accettato il Signore, la sua vita si è resa nelle mani di Dio, lo ha fatto anche del marito dopo pochi anni e poi i figli, e oggi i figli sono pastori. Questo è quello che solo Dio può fare quando la tua obbedienza
davanti a Lui, determinata, quindi siamo determinati a fare l'opera che Dio ci chiama a fare. Gloria a Dio, che bello, gloria a Dio. Uno spruno per quelli che pensano che magari il volantino è stato dato così a caso. Quindi magari possiamo anche fare una preghiera. Signore, benedici la distribuzione dei volantini stamattina. Amen. Alleluia. Fa che sia un'opera che possa poi raccogliere tanto frutto. Alleluia. Una semina che possa poi portare tanto frutto. Amen. Quindi preghiamo, mettiamoci nelle mani del Signore con tutto il cuore, senza riserve, senza dubbi, allontanandoci da ogni distrazione. Pochi minuti, stiamo insieme, però offriamo al Signore questo tempo di preghiera. Amen. Dobbiamo proprio pregare con tutto il cuore. Grazie Signore, gloria. Padre, noi veniamo a Te nel nome di Gesù e ti ringraziamo per quello che Tu sei per noi, Signore, grazie, perché realmente noi sentiamo il Tuo amore che ci accompagna ogni giorno, nonostante le insidie, le difficoltà, Signore, nonostante le persecuzioni, Signore, Tu sei con noi e ci aiuti in ogni cosa. Padre, mettiamo davanti a Te, Signore, ancora tutti quelli che ci stanno seguendo, che in questo momento hanno la loro mano alzate e che stanno, Signore, pronunciando delle parole di aiuto, che stanno mettendo il loro problema davanti a Te. Signore, nel nome di Gesù, intervieni, rispondi in un modo potente, Signore. Fa che questi figli, Signore, Tuoi possano avere piena fiducia in Te, perché Tu sei un Dio che opera potenti meraviglie. Signore, ancora Ti preghiamo per il corpo di questo bambino investito. Amen. Padre, nel nome di Gesù, accarezza il suo corpo. Signore, anche se i medici hanno detto che la cosa è molto grave e critica, e forse, Signore, non ce la farà, l'ultima parola è sempre la Tua e noi crediamo fermamente che Tu puoi fare ogni cosa. Quindi nel nome di Gesù, Padre, Ti chiediamo, sei in linea con la Tua volontà, facci vedere la Tua gloria, Signore, tocca questo corpo, Signore, ristabiliscilo, Signore, così che Lui possa dare gloria a Te, che i genitori possano raccontare questa testimonianza meravigliosa. E ancora, Signore, mettiamo davanti a Te tutti gli altri che hanno diversi problemi, Signore, Tu vedi quanti bisogni ci sono. Amen. Signore, arrenditi alle loro preghiere stamattina. Amen. Signore, veramente concedi quello che loro ti stanno chiedendo, sì, nel nome Signore di Gesù. Alleluia. Noi facciamo appello alla Tua misericordia, ti chiediamo, Signore, alleluia, di rispondere, alleluia, a chi ti sta invocando, chi in questo momento è disperato e non, alleluia, sa nemmeno più che parole dire. Alleluia. Tante volte, Signore, realmente siamo così stanchi che non sappiamo nemmeno più formulare le preghiere, ma Tu, Signore, leggi il nostro cuore. Amen. Tu sai di cosa, alleluia, abbiamo bisogno. Alleluia. Quindi in questo momento ti chiedo, grazie, innanzitutto, Signore, consolazione per il cuore stanco e nuove forze nel nome di Gesù. Ancora, Padre, voglio mettere davanti a Te tutti quelli che si sentono perseguitati, che per in realtà non lo sono. Nel nome di Gesù, abbi pietà di loro, libera la loro mente da ogni attacco, amen, demoniaco. Nel nome di Gesù, fa che possano essere liberati da ogni forma di pazzia, di depressione. Nel nome di Gesù, Padre, rinnova le menti e spezza le catene. Nel nome di Gesù, Signore, loro non sanno nemmeno spiegare cosa hanno che li turba, ma Tu lo sai, e ti voglio chiedere, Signore, di intervenire, dagli un momento di lucidità per rendersi conto che hanno bisogno di aggrapparsi a Te. Nel nome di Gesù, dai loro la lucidità per capire, Signore, c'è una coppa di stordimento che sta stordendo, Signore, tutti quelli che si sono accostati a Te e non riescono a ben comprendere, Signore, da cosa devono essere salvati. Noi ti chiediamo, Signore, di intervenire nel nome di Gesù. Abbiamo urgente bisogno di un Tuo intervento, Signore. Nel nome di Gesù, rimuovi ogni idolo dalle nostre comunità, rimuovi ogni falsa credenza, rimuovi, Signore, ogni convinzione mentale. Nel nome di Gesù, fa che ogni uomo di Dio e ogni donna di Dio possa aprire gli occhi e possa vedere, Signore, cosa c'è da rimuovere. Nel nome di Gesù, affinché noi Ti possiamo offrire, Padre, un culto, Signore, che sia rivolto solo a Te, che non ci siano impedimenti, che non ci sia niente, Signore, che possa creare distanza tra noi e Te. Nel nome di Gesù, aiutaci ad alzare le mura di protezione affinché, Signore, gli attacchi del nemico non possano assolutamente sferrare né noi e nelle nostre case. Signore, ancora mettiamo davanti a Te invece tutti quelli che sono realmente perseguitati, i Tuoi figli, Signore, che sono perseguitati in qualsiasi modo, Signore, a volte anche nelle loro stesse case sono perseguitati. Nel nome di Gesù, aiutali, dagli nuove forze, Signore, nemico lo
spegnere l'entusiasmo. Abbi pietà, Signore, proteggili, fa che loro non si possono spegnere, Signore, ma possono avere nuove forze per combattere ancora, per servirti ancora con gioia, con gioia e con forza, Signore. Aiutaci, Signore, a pensare soltanto una cosa, che Tu Ti compiasci quando vedi dei figli ubbidienti che fanno di tutto, Signore, per portare l'Evangelo ai perduti. Amen. E noi questo vogliamo fare, non vogliamo distrarci, benedici, Signore, o fare discussioni inutili, ma vogliamo, Signore, mettere le nostre forze a Tuo servizio. Quindi noi Ti vogliamo servire con tutta la nostra anima, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza, Signore. Vogliamo mettere tutto a Tuo servizio per fare meglio la Tua volontà. Ancora rimani con noi in questo giorno, Padre, custodisci i nostri pensieri, i nostri cuori e i nostri desideri, guariscili, Signore, guarisci il nostro intimo, affinché, Signore, possiamo realmente, Signore, fare meglio per Te. Alleluia. Grazie, Padre, come Tu ci hai benedetto in questo momento, grazie per ogni uomo e per ogni donna che in questo momento è stato toccato e che ha sentito la Tua presenza. Dai conferma del Tuo intervento, Signore. Dai conferma del Tuo intervento nel nome di Gesù, manifestando la Tua presenza lì, Signore, dove queste anime Ti stanno invocando, nel nome di Gesù. Ancora Ti chiediamo, rimani con noi, con la Tua benedizione in Cristo Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen, alleluia. Grazie, alleluia, Signore, grazie Padre per questo tempo, è stato davvero bello passare questo tempo alla presenza del Signore. Grazie perché ci avete seguiti e sappiamo per certo che avete ascoltato in questo momento speciale la parola di Dio, la voce del Signore, che vi ha indicato gli idoli da rimuovere, vi ha indicato di chiudere le brecce nelle mura, vi ha indicato di erigere le mura, di mettere fuori gli idoli, ma soprattutto vi ha polarizzato verso la funzione che il cristiano ha, che è quella di evangelizzare. Ringraziamo il Signore, è straordinario ogni mattina, ogni giorno, sempre una nuova benedizione insieme. Grazie, a Dio piacendo, ci vedremo domani mattina, sempre alle ore in diretta, alle ore 9:30, e siamo... Speriamo. In replica oggi, è vero. Oggi dopo review c'è questa replica, dimentico sempre questo appunto, ma è necessario perché siete in tanti che ci seguite alla replica delle 13, quindi se ci stai seguendo alla replica delle 13 noi ti salutiamo, è uguale, non c'è differenza, leggeremo ugualmente anche i tuoi messaggi dopo, subito dopo la replica delle 13, noi siamo sempre qui a pregare e costantemente, tra una diretta e l'altra, tra un palinsesto e l'altro, tra una riunione e l'altra, noi siamo sempre qui con qualcuno presente per pregare per voi e con voi. Dio vi benedica grandemente. A pace domani. E Dio shalom. Benedica. Pace.